Allora ragazzi, già il canale di oggi è pieno zeppo di video programmati, però c'è una notizia d'attualità, quindi oggi scatta un ulteriore video e cercherò di incastonare nella programmazione del canale. Fatta sta premessa, mentre a Roma ci sono esattamente 32 gradi, direi che sono maturi i tempi per partire con la nostra intro. Allora ragazzi, ben trovati a tutti voi. Come di consueto ringraziamo il ristorante La Palazzina, il nostro sponsor storico, che ringrazierò sempre per l'eternità, per la fiducia cieca che ha mostrato verso di noi. Vi voglio vedere a voi a sponsorizzare un canale piccolo appena nato, senza sapere dove può arrivare e quant'altro. Quindi a scatola chiusa Franco 2 anni fa ha accettato, prima da spettatore, di seguirci e poi di sponsorizzarci con la sua attività. Quindi un grazie che anche voi dovete dare al ristorante La Palazzina, perché ripeto, il supporto che ci dà è importante soprattutto per un piccolo canale a gestione familiare come il nostro. Quindi ancora una volta grazie infinite all'amico Franco. Detto ciò, passiamo alla seconda schermata ed ecco come diventare followers, oppure seguaci, oppure semplicemente seguirci sul nostro blog, in cui diamo la nostra opinione su quello che accade nel mondo Lazio. Questo è importante spiegarlo sempre, quindi mi raccomando, è importante che fate quanto dovete appunto vedere nel video appena andate in sovraimpressione. Fatto ciò, entriamo un po' nel vivo di questo video che, come vi dico, mi ha spinto a salire sull'auto e dire: sai che c'è, mi sa che tocca fare un ulteriore video oggi. Allora ragazzi, l'avete visto dalla copertina, l'argomento centrale di questo video è Simeone, il figlio del nostro amato Ciolito, nato a Roma quando la Lazio vinceva il campionato, quindi parliamo di tanta roba. Insomma, per farla breve ragazzi, c'è qualche cosa di importante da sapere oggi in merito a Simeone. A me dispiace, sorrido pure, perché come ho detto sono in tanti a seguirmi anche da Napoli, oltre che dalle altre città, sono in tanti, e mi dispiace perché spesso stizziti da Napoli mi dicono: ma chi te le dice ste fregnacce, chi te dice ste cose, sciacquati la bocca quando parli del Napoli. Quando dimenticate che l'ho sempre detto, questo è proprio un appello ai tifosi del Napoli che mi seguono e ci seguono in questo canale, quando dimenticate un piccolo particolare che ho sempre detto, che io amo Napoli, amo i napoletani, perché sono nato con i napoletani, ho tantissimi amici napoletani ai quali sono legato, quindi conseguentemente ho un grande affetto anche verso la squadra del Napoli, anche perché da sempre sta cosa, a me è sempre stato piaciuto stare tra virgolette dalla parte dei deboli, anche se quest'anno i deboli sono diventati più forti, e perché spesso Napoli, la città di Napoli, ma anche il Napoli squadra sono state denigrate, ed era un motivo in più per da laziale, per appunto avere una simpatia verso appunto i napoletani. Detto ciò, è il Napoli stesso. Fatta sta premessa ragazzi, quindi io pronosticai per esempio il Napoli sesto in classifica all'inizio dell'anno scorso, che ho detto a fine campionato, tanti mi scrivevano: te voglio vedere a fine campionato cosa dirai. L'ho detto chiaramente che ho preso una bella toppa, che non ci ho capito una mazza, come tutti quanti eccezione fatta Sky, e ho sbagliato la mia previsione sul Napoli. Stop, onore al Napoli, complimenti, perché ha fatto un campionato straordinario. Fatta sta premessa, oggi parliamo, come dicevo, di Simeone. Allora ragazzi, oggi è una giornata importante, ecco il perché, il motivo per il quale ho deciso di fare questo video. Perché? Perché oggi scade il termine entro il quale il Napoli deve esercitare il suo diritto di
riscatto su Simeone. E da Napoli non ho capito, vi dico la verità, c'è un po' di confusione, sono sincero. E quindi da Napoli una fonte a me molto vicina e attendibile ha detto: Manuel, il Napoli lo riscatta. Il Napoli lo riscatta, anche perché, qua vi sto per dire un'altra notizia, non è proprio sicuro che Osimhen rimanga al Napoli, nel senso che Osimhen avrebbe, usiamo sempre il condizionale, rifiutato il rinnovo di contratto. Quindi il Napoli starebbe valutando con estrema serietà un'offerta folle. Qualora arrivasse un'offerta folle, il Napoli non, magari non dirà di no subito alla cessione di Osimhen. Quindi attenti, perché a Napoli può succedere tutto. Mo amici napoletani mi diranno: vedi, c'è sempre da dire contro. No, vi dico quello che mi stavo detto, poi amen. Ognuno pensa quello che vuole, non dimenticate mai che questo è un canale privato dove semplicemente racconto quelle che sono le mie opinioni. Ecco, ci tengo a dire questa cosa, perché altrimenti poi rischio davvero di essere frainteso. La mia opinione è questa, quindi il Napoli mi hanno garantito, una fonte mia attendibilissima mi ha garantito che il Napoli riscatterà Simeone. Altre due fonti minori, se mi stanno a vedere gli chiedo scusa, ma tanto tre non sentite, quindi non sapete quale chi siete, in quale range entrate, seppure due su tre sono presi, per intenderci. Altre due mi hanno detto che invece il Napoli sta valutando seriamente anche di non riscattare Simeone. Per me alla fine lo riscatta, perché ripeto, la situazione su Osimhen è un po' particolare, quindi questo secondo me andrà a sollecitare il Napoli, a spingerlo a tenere Simeone. Proprio a tal proposito, quindi oggi si saprà, oggi si sa, entro mezzanotte. Oggi a tal proposito, ieri c'è da registrare un contatto telefonico tra Aurelio De Laurentiis e Lotito. A margine vi dico che sono amici, perché sono in linea su, dopo essersi scontrati per un periodo, adesso stanno un attimino vanno d'accordo, stanno in linea con il loro pensiero. Quindi praticamente si sono sentiti e Lotito ha provato a vedere la disponibilità di De Laurentiis eventualmente a concedere alla Lazio un piccolo sconto per quanto riguarda appunto Simeone. Simeone, che sono ipotesi, non sto dicendo che Simeone va alla Lazio. Simeone, che se sta bene, per me rischia seriamente di togliere il posto al Ciro Immobile. Attenzione al Ciro Immobile che ho visto quest'anno, perché in merito al Ciro Immobile, ragazzi, dobbiamo fare un'altra analisi. Ci sfugge un piccolo particolare. Ancora prima degli infortuni e della grande sfortuna che si è abbattuta su di lui, ragazzi, Ciro Immobile non stava andando bene. Non stava andando bene per niente. Non solo in termini di gol, perché alla fine, comunque, viste le poche partite che ha giocato, comunque Simeone, scusate, viste le poche partite che ha giocato, i pochi minuti che ha giocato Immobile, ragazzi, 12 gol che ha fatto è tanta roba. Ma a parte questo, non ha giocato per niente bene Immobile. Io me lo ricordo bene le prestazioni Immobile, quindi è stata proprio una stagione storta. Quindi io, tenendo a memoria la stagione di Immobile, dico che il Simeone che ho visto in quest'ultima stagione, dove vi ricordo per due mesi ha tenuto l'attacco del Napoli, tanto per farvi capire quando è stato male Osimhen, se la gioca alla pari, nemmeno un millimetro sotto, con il Ciro Immobile che ho visto quest'anno. Il mio è un parere, un punto di vista, mi auguro che voi non fraintendiate quello che sto dicendo, legato al rendimento e alle prestazioni che i due giocatori che sto paragonando hanno offerto ai miei occhi. Ecco perché come entra il parere personale che condivido con voi. Hanno giocato, per come hanno giocato davanti ai miei occhi nell'arco di questa stagione. Quindi attenzione,
a livello di crescita e di potenziamento del reparto ci siamo ragazzi, anche perché Simeone, e ribadisco per la millesima volta, non sto dicendo che viene alla Lazio, Simeone è perfetto, perché ha, è vero, si somiglia un po' con Ciro Immobile come caratteristiche, nel senso è uno che attacca lo spazio anch'esso, e ci siamo, sono d'accordo con voi. Però Simeone è anche bravo a tenere palla, ma soprattutto c'ha una caratteristica che per me ai giorni d'oggi nelle squadre forti rappresenta un punto di forza clamoroso: il sapere entrare in corsa. Cioè Simeone sa entrare nel corso della partita, entra pure bene, questo è molto importante. Quindi ieri Lotito e De Laurentiis si sarebbero sentiti e Lotito avrebbe chiesto uno sconto su, sul prezzo eventuale di Simeone, prezzo che è da vedere, da pattuire, perché se non ricordo male il Verona lo dovrebbe riscattare a 15, attenzione, o 15 o 20, non mi ricordo, quindi chiaramente il Napoli meno di quella cifra non te lo vende, cioè mancherebbe, ma ci deve pure guadagnare un po', e lo capisco, sono le leggi del mercato, anche perché Simeone è diventato campione d'Italia a Napoli, cioè comunque sta andando a comprare un campione d'Italia, il che volente o nolente accresce il suo valore di mercato rispetto a 12 mesi fa, punto. Su questo non c'è proprio alcuna cosa da dire e da obiettare. Mi risulta qualcosa in più, nel senso, oltre lo sconto, la Lazio, Lotito avrebbe chiesto a De Laurentiis anche magari un modo per dilazionare in 2 anni un eventuale acquisto del cartellino. Perché dico questo? E questa è un, ragazzi, ho tante cose da dirvi, mettetevi comodi perché sto video può essere lungo, eh? E questa è un'ipotesi. Qualora invece Simeone non dovesse rinnovare, scusatemi, il Napoli non dovesse esercitare il diritto di riscatto su Simeone, a quel punto Simeone fa ritorno a Verona. A quel punto cambia tutto, perché ormai è il segreto di Pulcinella, no? Se ci sono due presidenti, vedere cancellieri per capire, se ci sono due presidenti che sono amici strettissimi di Lotito, nell'ordine abbiamo Setti, presidente del Verona, e dopo viene Corsi dell'Empoli. Se rimaniamo sempre con un occhio puntato ad Empoli, ve lo ripeto, ci ho fatto il video 10 giorni fa, mi ricordo quando, attenzione ad Empoli, che mo c'è un attimo di silenzio, ma qualcosa bolle in pentola con l'Empoli, e questo è un discorso. Quindi qualora Simeone non fosse riscattato dal Napoli, farebbe ritorno a Verona, ma un campione d'Italia, lo capite meglio di me, non può rimanere a giocare a Verona per la salvezza. Quindi è chiaro che il Verona a quel punto vorrebbe fare cassa il più possibile. Verona che lo pagò, ma non mi ricordo, ragazzi, quindi perdonatemi se sbaglio, circa 10 milioni di euro dal Cagliari, mi sembra, spero di non sbagliare, se ho sbagliato vi chiedo scusa, sto guidando. Allora, a quel punto sarebbe una trattativa Setti Lotito diretta, come è stato per Zaccagni, che con una settimana l'ha portato a Roma, e quindi sarebbe come è stato per Casale, come è stato per Cancellieri. Ecco, quindi in quel caso la Lazio avrebbe ancora più margine di riuscire in questo contesto a portare a casa Simeone. Perché è importante oggi stare su Simeone? Perché, ragazzi, la Lazio, e quando dico Lazio intendo dire prima Sarri e poi anche Lotito, si starebbe convincendo sul fatto che è meglio spendere un po' di più per comprare l'attaccante anziché spendere meno e offrire a un calciatore, chiaramente sto paragonando Simeone a Milik, e offrire al calciatore un ingaggio più alto. Perché? Perché c'è un determinato paletto imposto dalla UEFA che va rispettato, ma non vale per Lazio, vale per tutti, eh? Cioè la Lazio non può dare X soldi di ingaggio se non guadagna tot, è uno dei paletti imposti a tutte le squadre. Quindi attenzione, paradossalmente ti viene
a creare meno problemi, acquistare un calciatore a 20-25, da lì l'eventuale richiesta di Lotito al presidente proprietario di Simeone. E che mi sta a suonare qualcuno che mi ha riconosciuto, può essere, vabbè, non mi fa distrarre. Allora stavo dicendo ragazzi, praticamente perché a quel punto Lotito si porta avanti, se De Laurentiis decide di riscattare Simeone, ha chiesto una diluizione in 2 o 3 anni del pagamento del cartellino, perché ti metti a bilancio, lo paghi 24 per esempio, Simeone non te costa 24, ogni anno a bilancio sono 8 milioni di euro, ok? Ai quali chiaramente va sommata la commissione al procuratore, il premio sulla firma, vabbè, lo sapete come funziona. Ok, questo è quanto, questa è la cosa più importante da dire. Quindi la Lazio si starebbe convincendo di questo, non è un caso se uso il condizionale, perché raga, quando si parla di calciomercato non sbaglia e non rischia di fare figuracce solo chi non dice niente. A me piace dire la mia opinione, piace fare delle supposizioni su ciò che potrebbe verificarsi nel breve e medio termine, nell'arco del periodo del calciomercato, e sto qui a parlarne con voi. Quindi la Lazio si starebbe convincendo del fatto che è meglio spendere di più per prendere un attaccante e dilazionare negli anni, e magari c'ha un contratto un po' più basso a livello di ingaggio. Ora non so quanto prende Simeone, posso ipotizzare un paio di milioni che rientra ampiamente nel budget, a differenza dei 4-4,5 che prenderebbe Milik, che andrebbero magari a creare qualche problemino alla Lazio. Perché dico questo? Perché a quel punto, se parte Milinkovic, la Lazio ha uno slot bello ignorante, bello pesante, da dedicare ad esempio al suo sostituto. Perché per me, Manuel, tifoso della Lazio, Milinkovic lo devi sostituire con uno, non dico che vale Milinkovic perché è impossibile, non ce l'hai da spendere 60-70 milioni, ma lo vai a sostituire con un giocatore comunque da 30-35, capite? Al quale puoi dare quei 3-3,5. Ragazzi, c'è una regola orientativamente, non è matematica, che viene rispettata quasi sempre quando si tratta calciatore ingaggio. Tendenzialmente, e ribadisco, non sto dicendo sempre, il giocatore va a guadagnare il 10% del suo costo, tendenzialmente, ok? Quindi Milinkovic 35-40 milioni, ingaggio da 3,5-4 milioni all'anno, ecco, per farvi capire. Vai a sostituire Milinkovic con un giocatore da 35-40, gli devi dare 3,5-4, ok? Quindi questo è un po' il ragionamento. Quindi la Lazio, attenzione, non è, cerchiamo di capire, perché sennò qua vinciamo sempre, va bene. La Juventus sta trattando col Marsiglia ad altre cifre, ecco perché non ha esercitato il diritto di riscatto l'altra settimana, ad altre cifre con il Marsiglia, appunto il riscatto di Milik, per abbassare un po' le pretese del Marsiglia. Milik è uscito allo scoperto, e bisogna dire la verità, è giusto che lo facciano questi calciatori, basta quelli che fanno sempre 0-0. Ha detto che gli piacerebbe rimanere alla Juventus, nonostante ha detto a Sarri che qualora si venisse a verificare la possibilità per un suo approdo a Roma, verrebbe volentieri anche a Roma. Quindi Milik è stato corretto, anzi, quando si schierano in maniera così netta i calciatori hanno sempre la mia approvazione, perché non so i qua da 0-0 palla al centro, ok? Quindi ci mettono la faccia e complimenti. Quindi Milik si allontana in primis, se no usciamo sempre vincitori, la Lazio esce sempre vincitrice, non è giusto, non è corretto, in primis perché la Juventus sta rimettendo le mani fortemente su Milik, secondo perché questo ha spinto la Lazio a valutare il piano B per il vice Immobile, o per colui che dovrebbe alternarsi a Immobile. Mi piace più questa seconda versione quando parliamo di attaccante centrale. A quel punto la Lazio ha detto: lo sai che c'è? Stiamo ben dentro ai paletti. In realtà, raga, una cosa ve la devo dire: la Lazio
qualche piccolo richiamo dal calcio europeo l'ha ricevuto, dalla FIFA, dalla UEFA, non so da chi, dalla UEFA, l'ha ricevuto qualche piccolo richiamo, perché già negli anni passati questo paletto degli ingaggi non era proprio proporzionato, alla dimensione della Lazio in termini di liquidità nelle casse. Ha ricevuto già due o tre piccoli richiami che non significano niente, non sto creando allarmismo e niente, li ricevono quasi tutti questi richiami. Però la Lazio adesso ci sta dentro, qualora prendesse in considerazione Simeone. Se poi non è Simeone, ragazzi miei, chiunque esso sia, secondo me cominciamo a pensare seriamente che sarà un giocatore da 25-30 milioni. E a noi questo ci deve rinfrancare, perché non sappiamo che immobile ci troveremo di fronte il prossimo anno. Qualche tempo fa, e quello che sto per dirvi è la dimostrazione che io davvero a me piace il confronto con voi e per me voi mi arricchite nelle riflessioni. Uno di voi, chiedo scusa, non so chi era, e magari se vede sto video lo prego di commentare, mi diceva, commentando un mio video vecchio, Manuel, ma che ne sai se poi st'altr'anno Ciro Immobile magari fa una stagione, fa una preparazione fatta bene, recupera in pieno dalla sua forma fisica, fa un ritiro al 100% e st'altr'anno torniamo magari per l'ultimo anno, vedi magari Quagliarella di 3-4 anni fa, torniamo per l'ultimo anno ad ammirare un grande Immobile che ci trascina con i suoi 30 gol stagionali. Magari io giudico Ciro per gli ultimi 2 anni, raga, la memoria è importante, non per l'ultimo anno, perché ragazzi miei, Ciro Immobile, sono 2 anni che comincia. Vi ricordate Ciro Immobile quando le giocava tutte fino a 3 anni fa e andava come in treno? Ve lo ricordate? Ragazzi, quel Ciro Immobile là non c'è più. Gli anni passano per tutti, pure per i fenomeni, pure per chi ha scritto la storia del calcio della Lazio. Ragazzi, c'è poco da fare. Gli anni passano per tutti. Quindi, io valuto Immobile per quelli che sono stati principalmente l'anno passato, la stagione appena finita, ma anche per l'anno scorso. Raga, andate a vederci l'Immobile l'anno scorso, raga, pure là Ciro lo pagammo, ci mancò in tante partite importanti. Purtroppo, già l'anno prima, il fisico di Ciro Immobile per me aveva dato degli indizi che la Lazio, e in questo sono colpevoli un po' tutti, compreso Sarri, se no dicono sempre sto dalla parte dei Sarri, hanno preso un po' sotto gamba questo indizio. Secondo me sì. È un discorso complesso, ok? Milik lo do in discesa forte. Simeone lo do in leggera risalita. Non vi aspettate chissà che, attenzione, non voglio essere travisato, eh? Se Milik scende del 30, anche 35%, Simeone lo do in leggera risalita del 15-20%. Per farvi capire, uno scende tanto, uno sale poco. Il che però, ragazzi, io non ci sto col pessimismo. Il che, ragazzi, ci deve far ragionare. Non pensiamo che la Lazio sta ferma, non sta a fa niente. Buoni, lo ribadisco, io spingerò molto su questa cosa. Io mi allarmerò solamente, e allora lì farò il mio primo giudizio, quando il 6-7, quando si va da Oronzo Decatore, non è arrivato nessuno, quantomeno non sono arrivati i giocatori più importanti richiesti da Sarri. Questo è importante. Questo sarà un primo grado di valutazione per quanto riguarda l'opinione personale del sottoscritto. Prima di allora, raga, guardate qua, stiamo nell'ambito delle chiacchiere e all'interno di queste chiacchiere ci sto pure io, altrimenti perderei di credibilità nei vostri confronti, ma soprattutto mancherei di rispetto a voi. In mezzo a questo qua 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 di 250.000 nomi e chiacchiere, ci sto pure io, perché vi torno a ripetere che quando si parla soprattutto di calciomercato, se uno ci mette la faccia, raga, la figuraccia sta dietro l'angolo. La toppa, perché la figuraccia? La figuraccia no, già che ci metti la faccia non fai figuracce, la toppa sta dietro l'angolo. Sia chiara sta cosa, non, cioè raga, è così. Ecco, quindi Lazio attiva? Sì. Chi dice che la Lazio non è attiva e la giudica solamente perché dice che oggi, 15 giugno, non è arrivato ancora nessuno nella Lazio,
per me, lo sapete come sono fatto, rispetto il pensiero di tutti, ma per me questa qua è una grande stronzata. Una grande stronzata, come dicono amici miei napoletani. Una grande stronzata. Abbiate pazienza, perché per me fino al 6 luglio a Lazio può fare come gli pare. Quello che per me conta è che il 6 luglio Sarri ha quei due o tre elementi, perché sono quelli gli elementi principali che vuole, da mettere in rosa. Poi l'altri può arrivare pure il 31 agosto, non è un problema. Ok, ragazzi, ci siamo fatti una signora chiacchierata, non so quanti minuti so, 20-25 minuti. Mo' per editare questo video ci metterò 2 ore. E speriamo di aver tempo di farlo, però queste sono cose mie. Ok, ragazzi, vi mando un abbraccio. Io ve lo dico sempre, se volete supportarci, condividete ragazzi miei su tutti i vostri social, anche sullo stato WhatsApp, che tanti me lo sottovalutano, eh? Grazie di nuovo a tutti voi per il seguito, grazie infinite, vi voglio bene. E come sempre, forza Lazio. Ciao ragazzi.